E come promesso torniamo sul focus Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo, in quanto era facile prevedere che ci sarebbero stati degli sviluppi. C'eravamo lasciati con Eugenio Colombo che l'aveva accusata di averlo tradito e con lei che aveva replicato. In ogni caso sia lui che lei erano concordi nel dire che la storia fra di loro era comunque finita. Su questo nonostante i due figli e 10 anni di storia d'amore non sembravano avere dubbio alcuno. Poi la stessa Francesca Del Taglia ha raccontato le sue difficoltà inerenti anche alla morte della sua cagnolina che aveva 12 anni e che è stata costretta a sopprimerla a causa di un brutto male. In ogni modo nonostante che se ne sia parlato solo ultimamente, ossia quando la crisi è stata conclamata, che le cose fra Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo non funzionassero era una cosa molto risaputa. E oltretutto non era nemmeno la prima volta che i due avevano dei problemi, solamente che fino ad adesso erano sempre riusciti a ricomporre. Ma non solo a dire delle numerose segnalazioni che stanno arrivando a Deianira Marzano potrebbe essere che Francesca stia già frequentando un altro uomo. Per quanto sta trapelando al momento sembra che si tratti di un amico del fidanzato della sorella di Francesca. Come testimoniano alcune fans di Uomini e Donne che hanno scritto. Delia sono di Cecina e Francesca sta ufficialmente con Federico amico di Elia, fidanzato di sua sorella. Povero Eugenio. Ribadiamo al momento si tratta solo e unicamente di segnalazioni da prendere quindi tutte con il classico beneficio di inventario. Anche perché dai diretti interessati al momento non sta arrivando veramente nulla, nessuna smentita e nemmeno nessuna conferma. Quindi insomma potrebbe essere tranquillamente che si tratti di notizie non vere. Come sempre solo il tempo ci racconterà la verità, perché senza dubbio ci ritorneremo sopra l'argomento.